Attenzione. Stanton, buongiorno. Allora, oggi faremo un giro in macchina normale, non della mia professione, diciamo. Facciamo un giretto in maniera sicura. La prima cosa quando saliamo dentro una macchina è controllare la distanza del sedile e deve essere questa. La possiamo controllare schiena appoggiata allo schienale e il polso sullo sterzo, in modo che possiamo fare dei movimenti. Non bisogna stare né troppo vicini né troppo lontani. Mettiamo la cintura, controlliamo gli specchi per sapere cosa succede intorno. Ok, siamo pronti a partire. Allora, anche se noi facciamo come lavoro stuntman, piloti acrobatici, quando siamo in strada guidiamo come tutti gli altri, in maniera normale e rispettiamo le regole, perché in strada non siamo da soli e quindi bisogna stare attenti a tutti quanti e a tutto quello che c'è intorno Tu sei di Roma. Ecco, a noi. Di Roma, sì, Tiburtina. Roma purtroppo ha il triste primato degli incidenti più gravi, quindi c'è un tasso di mortalità molto alto Molto rispetto alto. all'Europa. Diciamo che c'ha tanti abitanti, tante macchine, però tanti incidenti sono causati anche da incompetenza o veicoli non a posto, sempre con gomme lisce, freni non buoni o le macchine troppo usurate. Anche gli scooter è un grande problema qui a Roma, sia per loro che per le macchine. Tante volte chi guida le macchine non si ricorda che esistono anche dei scooter, quindi fa delle manovre azzardate e tante volte si perde la vita in queste manovre. Ecco, ultimamente ha nevicato in tutta Italia e qui a Roma, cioè, ci sono stati grossi disagi, no? Perché ovviamente non siamo abituati noi a questo tipo di situazioni. Quali sono le accortezze da avere? Accortezze, periodo invernale, dovremmo montare per maggior sicurezza delle gomme da neve, comunque delle gomme invernali. Diciamo, la cosa che consiglio io è gomme da neve, in modo che non abbiamo problemi, se no si possono comunque avere delle gomme buone e delle catene a bordo, però tante volte uno ha le catene a bordo ma non è in grado di montarle, che non sono facilissime da montare. Invece avendo delle gomme da neve o gomme termiche, che sono più calde, che hanno più aderenza, è più facile. Comunque tutto il periodo invernale, anche se non c'è la neve, ci può essere pioggia, ghiaccio, parti asciutte, bagnate, e quindi l'aderenza è scarsa. Avendoci delle gomme apposta si agevola la circolazione, è più facile, diciamo, tutto quanto. Abbiamo una migliore frenata, una migliore stabilità, tutto quanto. Ecco, nell'eventualità che una persona non dispone per ovvi motivi di Della possibilità di pneumatici. cambiare le gomme 2 volte l'anno, diciamo con delle catene o dei ragni, sono vari dispositivi. Comunque consiglio di averli, anche se Roma è difficile che nevica, però magari anche se uno si allontana un po', non so se magari una domenica vuole andare a fare un viaggio anche a 50 km vicino alle montagne, qui puoi trovare l'imprevisto, come già è successo, la neve, e sei preparato. Ecco, però se vieni sorpreso, fai conto in una situazione del genere, no? Quindi ti trovi in mezzo a una situazione di neve, non hai pneumatici invernali, non hai le catene a bordo, ci sono dei piccoli accorgimenti, dei trucchetti che possono aiutare ad I avere trucchetti più. possono essere di cercare di non fermarsi, perché la cosa più difficile è ripartire da fermo. Diminuire la velocità, cercare di mantenere una velocità costante, stare attenti alle sbandate, alle direzioni, non andare in dei canali che si possono formare col passaggio di altri veicoli. E niente, comunque prudenza, piano piano cercare di o arrivare a destinazione o comunque in un posto, una piazzola, un'area di servizio, un posto più comodo, non fermarsi come hanno fatto qui a Roma in mezzo alle macchine, andavano via a piedi. E comunque magari dopo mezz'ora, un'ora può migliorare il tempo, riprende la circolazione e rimangono questi veicoli abbandonati in tutta la città, che non è corretto. E comunque, diciamo, tutto bisogna sempre controllare sia in inverno che in estate le gomme, perché con delle gomme sgonfie o usurate ci sono tanti problemi. Il problema maggiore è che abbiamo meno frenata, perché una gomma che non ha aderenza ci allunga la frenata. Allungandola anche di 2-3 metri, attraverso un bambino. Si ferma 2 metri prima la macchina, non l'ho investito. 2 metri dopo ho investito un bambino. Allora consiglio comunque di andare da un gommista che è più competente nel
nel sapere di se la gomma è usurata o no. Comunque si vede, se vediamo sulle spalle, cioè sulle parti laterali, delle crepe, dei spacchettini, o comunque il battistrada che è sceso di spessore, bisogna sostituirle. E comunque, per avere una migliore stabilità, le gomme non vanno montate e lasciate lì, vanno mano a mano invertite, girate, e va sempre controllata la pressione. La pressione, anche che di solito nessuno la controlla, è molto importante, perché se noi abbiamo una gomma più sgonfia e una più gonfia, in caso di emergenza, una frenata, la macchina tirerà dal lato dove la gomma è più sgonfia, perché essendo più sgonfia è più bassa, c'ha più grip e tira. È come se abbiamo due gomme di misure diverse, e quindi la pressione è anche importante. Se poi teniamo la pressione giusta, le gomme si consumano uniformemente, sono consumate pari, uniformi. Invece se abbiamo la gomma sgonfia, si consuma o esternamente o internamente, e quindi lavora male.